Inizia con le prime pagine, andiamo a dare un'occhiata subito all'apertura che riserva il quotidiano del Sud a proposito di ambiente e rifiuti. Il problema ora è dei comuni. Da ieri passaggio di competenze dalla regione, ma si è costituito solo l'ATO di Cosenza. E il parlamentare Di Polito del Movimento 5 Stelle lancia l'allarme, inevitabile dice il commissariamento. Poche risorse e zero impianti, difficile smaltire. Altri temi importanti li troviamo subito per quanto riguarda i tagli alti. Altri titoli sotto testata. La prima arriva dalla Piana a San Ferdinando. La vergogna del ghetto deve essere superata al più presto. E questo il virgolettato. Qui vedete le conseguenze dell'incendio di Capodanno nella baraccopoli di San Ferdinando. Reggio Calabria, i temi della sanità, qui l'ingresso degli ospedali riuniti. Il direttore generale dell'ospedale finisce nella bufera. La UIL autonominato, dice, lettera intanto al procuratore Catanzaro Nicola Gratteri. Parliamo di trasporti, Frecce Argento, ritardatari, Ludicon protesta, a Reggio ieri l'arrivo un'ora dopo il previsto. L'eroe di Crotone, Mustafa, il mio sogno essere italiano. Mustafa premiato dal sindaco di Crotone in questa foto, ha evitato, come ben sapete, l'aggressione a una dottoressa dell'ospedale. La storia con Siria, ho scoperto i segreti della felicità, qui Letizia Valentini con Siria in questa foto. Andiamo subito al caso Topi, al centro per l'impiego, uffici chiusi a Vibo Valentia, succede pure questo nel vibonese, pratiche a rilento e rabbia degli utenti. Invece a Reggio Calabria i temi che riguardano l'aeroporto, siluri azzurri contro i 5 Stelle, i consiglieri comunali di Forza Italia all'attacco dalla parlamentare Ieni, la paternità del finanziamento da 25 milioni di euro è solo di Cannizzaro. E poi lo sport, calcio a 5, la finale di Coppa Italia a Crotone per il secondo anno consecutivo. Lasciamo il quotidiano del Sud, questo nostro giro sulle prime pagine prosegue con Gazzetta, l'edizione di Reggio, oggi puntualmente sul nostro portale, nuovi ospedali, rush finale. Sanità in Calabria, le strutture della Sibaritide e della Piana di Gioia Tauro, nel sottotitolo si legge, presto si conoscerà la società che subentrerà alla Techis 2 le offerte. Poi tre notizie per quanto riguardano i titoli di sottotestata, Reggio strade nuove, il cantiere riaprirà a fine mese, riprendono i lavori. Dunque nella città dello Stretto e poi i mercati a Reggio, il rilancio passa dalla lotta all'abusivismo in città, 7 arie per gli ambulanti, ecco un momento del mercato regino. Bovalino, Bianco Casignana, depurazione, impianti già in tilt a poche settimane dalla consegna e non c'è l'accordo tra i comuni. Poi Regione Calabria, sfilata di politici a casa di Oliverio a San Giovanni in Fiore e la maggioranza prova a blindarlo. Riace, Lucano e gli avvoltoi, il sindaco sospeso di Riace dal borgo incontaminato a utopia senza speranza, e questo il punto di domanda. Il villaggio globale, modello di accoglienza che rende Riace unica al mondo, e Mimmo Lucano, suo profeta in esilio, ideatore della più nobile e umana delle utopie. Lasciamo la prima pagina di Gazzetta del Sud che ritroveremo tra poco con le notizie più importanti all'interno. Siamo già sul nostro portale. Notizie anche dell'ultima ora. Roccella, Peschereccio prende fuoco all'interno del porto delle Grazie. Faremo il punto tra poco su questa notizia che viene riportata puntualmente dal nostro sito www.telemia.it. La controcopertina, ma soprattutto le notizie per l'allerta maltempo tra oggi e domani con nevicate anche a bassa quota, il grande freddo, il grande gelo che sta per colpire il meridione. In bacheca, Pizzo, gravissimo incidente sulla Salerno-Reggio Calabria, auto contro guardarà l'uomo estratto dalle lamiere. E poi a Roccella, lo dicevamo, un peschereccio ieri pomeriggio per cause in corso d'accertamento ha preso fuoco, allerta nella Locride, nevicate sul livello del mare, è prevista un'abbondante nevicata tra oggi e domani. E poi ancora per quanto riguarda l'ultima battuta, vedete, il calcio calabrese piange la scomparsa di Maurizio Ricci. E ancora a proposito di sport, promozione girone B ufficiale, Lautaro Callegio è il nuovo portiere del San Luca. Natile invece continuano le iniziative per quanto riguarda il Natale 2018-2019, venerdì 4 gennaio, dunque domani, la terza edizione di Natile sotto le stelle, organizzata tra l'altro dalla Proloco K di Careri e l'associazione Talassemici di Locri. Nasce la terza edizione della manifestazione in programma dunque domani, l'accoglienza è una culla inondata di fiori.
Fiore, una bella iniziativa tutta da seguire. A Pizzo nel Vibonese, gravissimo incidente sulla Salerno-Reggio Calabria, auto contro Adrai, l'uomo estratto dalle lamiere, un grave incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio sull'autostrada 2 del Mediterraneo, poco prima dello svincolo di Pizzo. Per quanto riguarda le altre notizie, l'artista calabrese Massimiliano Ferragina, interprete a Taverna Natività 2.0 in mostra al Museo Civico fino al 28 gennaio. E poi l'abbiamo detto, il calcio calabrese piange la scomparsa di Maurizio Ricci, responsabile tecnico della scuola calcio della DGS e De Giorgi dell'Alto Tirreno, è stato allenatore anche nei settori giovanili del Cosenza e del Crotone Calcio. Non ci sono altre notizie importanti, possiamo tranquillamente staccare con le prime pagine, sono tante le notizie che tra poco analizzeremo all'interno, soprattutto i temi della politica, i temi della sanità e tutte le notizie che abbiamo già anticipato qualche secondo fa nei titoli di apertura. La prima parte della nostra diretta si apre con il quotidiano del Sud, parliamo proprio di sanità, sanità sempre più malata nella nostra regione con tantissimi problemi, sanità sempre più commissariata. Il direttore generale dell'ospedale di Reggio Calabria finisce intanto nella bufera. La UIL scrive a Gratteri, si è autonominato, vedete qui il direttore generale facente funzioni Araniti, la nomina a seguito dell'addio di Benedetto avvenuta qualche mese fa, il sindacato, gli atti di Araniti illegittimi. Proseguiamo, vedete intanto qui l'ingresso di Reunite, uno dei due presidi del grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Proseguiamo perché ci andiamo ad occupare delle altre notizie. Qui il ministro della salute Giulia Grillo a proposito dei temi della sanità, fondo 2019, le regioni di riferimento, la Calabria piazzata all'ultimo posto, in 5 superano la selezione. Poi Cosenza, due interventi pediatrici complessi svolti con successo all'Annunziata, arrivano buone notizie anche per una buona sanità calabrese, operazione per dei bimbi con gravi malformazioni, gli interventi sono stati effettuati all'ospedale civile dell'Annunziata, vedete l'ingresso che appare in questa foto. Continuiamo ancora con le notizie di primo piano, ma cambiamo decisamente argomento perché ci occupiamo dell'emergenza rifiuti, la palla passa ora ai comuni ma i sindaci sono distratti, si è costituita solo lato di Cosenza, vedete camion in fila verso una discarica, poche risorse, zero impianti, lo smaltimento è veramente un problema nella nostra regione. Intanto Parlamento di Ippolito, inevitabile dice il commissariamento, il deputato Grillino attacca l'inerzia di Mario Oliverio e della sua giunta e coinvolge il ministro, qui Giuseppe Di Ippolito, avvocato e deputato del Movimento 5 Stelle. Poi c'è l'ordinanza, nuova gara da 13 milioni per portarle all'estero, ma i bandi precedenti sono andati deserti, qui la sede della cittadella regionale. La crisi finanziaria comunque sul problema ambientale non aiuta i sindaci calabresi. Noi ci occupiamo adesso dell'eroe di Crotone, lo anticipavamo nei titoli di apertura. Essere italiano, il sogno di Mustafa verso la cittadinanza. Riconoscimento importante, vedete, encomio solenne e cavaliere al merito, qui encomio solenne con tanto di targa, ricordo quella consegnata a Mustafa dal sindaco della città di Crotone. Ricordiamo la vicenda, così ha bloccato l'uomo che accoltellava la dottoressa, vedete, Nuccia Calindro durante la degenza in ospedale. La donna ferita ha incontrato il suo salvatore per ringraziarlo di persona. Adesso le pagine regionali Calabria che anticipano i temi di Locri e Piana tra pochissimo. Iniziamo con Vibo Costa, non riesce a trovare la quadra. Lanciata una ciambella agli ex del Partito Democratico che per il momento non cedono. Il sindaco cerca disperatamente 17 consiglieri per fare approvare il bilancio. Elio Costa, vedete, sindaco di Vibo Valentia in questa foto. E poi Crotone, consiglio, guerra in corso all'interno della maggioranza prima del bilancio, ipotizzato anche un robusto rimpasto della giunta. E poi elezioni, nessuna alternativa ai due Mario, i 5 Stelle abilissimi a tenere coperte le carte, l'incognita Lega, le regionali si avvicinano ma oltre Occhiuto e Oliverio non ci sono novità, almeno per il momento, sono loro i possibili candidati in vista del prossimo voto regionale con Mario Oliverio che deve superare naturalmente tutte le sue vicende giudiziarie che lo stanno coinvolgendo in questo periodo. Situazione diversa invece in casa
centrodestra, con Mario Occhiuto pronto ad organizzare una grande lista di centrodestra e una lista anche del presidente. Saranno giorni importanti, settimane importanti per quanto riguarda soprattutto le candidature. Decreto sicurezza, la disobbedienza civile di Falco Matà, il sindaco di Reggio pronto a non applicare la legge. Noi voltiamo pagina e ci andiamo ad occupare della notizia che arriva da Vibo Valentia: centro per l'impiego chiuso per topi. Succede pure questo, garantite le urgenze ma con lentezza, un solo computer operativo. Vedete nella foto l'ingresso chiuso con avviso e la spazzatura nello stabile che ospita il centro per l'impiego. Non è certamente una bella cartolina che arriva dal centro impiego di Vibo Valentia. Poi parliamo di mobilità, i Freccia Argento campioni di ritardo. Raramente il mese scorso arrivi puntuali da Roma con picchi anche di 65 minuti di ritardo. Ieri l'arrivo a Reggio 60 minuti dopo la tabella di marcia. Protesta dell'Udicon. L'Udicon afferma: inizieremo monitoraggio quotidiano. Vedete qui un treno Freccia Argento. Poi parliamo di investimenti. 20 milioni ai piccoli comuni. I 5 Stelle creato un fondo ad hoc. Risorse stanziate dal 10 gennaio. Un bel sospiro di sollievo per tanti comuni della provincia, soprattutto anche della Locride. Solidarietà, 10.000 euro di buoni spesa distribuiti alle famiglie bisognose di Villa San Giovanni, la campagna lanciata dall'amministrazione comunale. La pagina numero 7 ci porta a San Ferdinando nella Piana. I ghetti devono essere cancellati, vedete il titolo di tutta pagina. Pochi giorni dall'anniversario della rivolta, poco è cambiato nella città di San Ferdinando. Sul nuovo incendio che ha distrutto 13 baracche interviene anche l'USB. Qui vedete la baraccopoli di San Ferdinando, situazione sempre difficilissima. Meteo, venti di burrasca e nevicate in Calabria, le previsioni della Protezione Civile, da leggere senza dubbio questo importante servizio. Neve prevista già a 600 metri e poi a quote più basse. Vedete qui nevicate in arrivo in Calabria, ma ce ne sono già state in Sila e a Camigliatello Silano e anche a Gambarie. Economia, resto al sud anche per gli under 46, si allarga la platea dei beneficiari degli incentivi. Vedete, buone notizie per i giovani imprenditori. Poi per la cronaca, auto sbanda sulla 2, ferito il conducente all'altezza di Pizzo. Nel tardo pomeriggio di ieri è avvenuto un incidente stradale lungo la 2 autostrada del Mediterraneo in direzione sud, poco prima dello svincolo per Pizzo. Il tratto è interessato da lavori di ripristino del manto stradale. Una Fiat Punto, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è sbandata finendo la sua corsa contro i guardrail. E a bordo c'era il solo conducente, un uomo di 58 anni, Mario Aloe di Paola, che è rimasto incastrato nell'abitacolo perché per cause ancora in corso di accertamento a un certo punto ha perso il controllo della sua autovettura. Una notizia di spalla per la politica, il ministro Lezzi al sud: spesi tutti i fondi europei. Adesso ci occupiamo della storia. Fu Siria a svelarmi i segreti della felicità. Letizia Valentini, tre figli, volto storico del volontariato, a guardia zoofila da anni, si occupa degli invisibili. La presenza di un cane nella sua vita la fece intravedere la possibilità di una rinascita esistenziale trasformatasi per impegno concreto. Eccola in questa foto Letizia Valentini con Siria, il cane che ha dato il via al suo impegno per la tutela dei cani. Noi proseguiamo con gli altri fatti della giornata. La politica che arriva da Reggio Calabria e la pagina di Reggio che anticipa anche i temi di Locride e Piana. A proposito a Bivongi, 100 cinghiali abbattuti in 3 mesi, il record che piace agli agricoltori. Tra poco approfondiremo e analizzeremo questa notizia. Invece dalla Piana a Rizzico, nei rifiuti di servizi scongiurati, ma la tensione resta alta. A proposito di politica, Barbara al lavoro per Forza Italia. Vedete qui Barbara Varchetta in questa foto, un posto da tirocinante presso il parlamentare europeo Martuscello, dietro la collocazione della moglie dell'ex governatore. Voti in vista per il campano, e questo il punto di domanda. E poi saldi in città di Reggio, si parte il 5 gennaio con i saldi. Per quanto riguarda invece le altre notizie, ci occupiamo subito della questione aeroporto, un tema importantissimo. Siluri, azzurri contro i grillini, i consiglieri comunali contro la parlamentare Federica Dieni. La paternità del finanziamento da 25 milioni di euro è solo del nostro Cannizzaro. Vedete qui l'aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria. Gli chiediamo continuare su questa strada per il bene della nostra città. Vedete Mary Caracciolo, capogruppo di Forza Italia. Poi SOS, urge risollevare la catastrofica condizione
l'iscrizione del Genio Civile, appello di Imbalzano, già consigliere regionale. Eccolo, appare in questa foto Candeloro Imbalzano, già presidente della commissione bilancio, quando governatore calabrese era Giuseppe Scopelliti. Siamo già ai temi della provincia, ci avviamo verso la parte finale della prima parte. Tra poco tante notizie anche attraverso Gazzetta. Melito Portosalvo, alla stazione i muri ballerini. Sono i sostegni di cemento che perimetrano le ferrovie. Ancadic denuncia degrado e instabilità, un pericolo per la pubblica incolumità. Vedete il muro crollato attorno alla stazione di Melito Portosalvo. A Villa San Giovanni 10.000 euro di buoni spesa per le famiglie in difficoltà. Rifiuti in tilt, oggi stop a raccolta organico a Villa Scilla e Condofuri, tre centri importanti del Regino, lo spiega in una nota la VR. Invece a Gallicianò le suggestioni del Natale al Borgo, momenti conviviali e di raccoglimento radicati e saldi nella propria cultura. Un popolo aperto e disponibile verso il prossimo che ama le proprie tradizioni, incantevole allestimento del presepe. Vedete intanto il sindaco Tommaso Iaria e l'assessore Carolina Nucera a Gallicianò durante tutte le iniziative di Natale 2018-2019. San Giovanni di Gerace, siamo già alla Locride. Piano per le opere pubbliche. Il Consiglio Comunale approva il bilancio preventivo per il piccolo centro della vallata del Torbido. Si punta a riqualificare scuole, scalinata di piazza Municipio ed ex mercato coperto. Qui una veduta aerea di San Giovanni di Gerace. E ancora Portigliola, una rete di giovani che unisca i territori. Il progetto di Ieraci in vista delle elezioni regionali. Qui Roberto Ieraci. A Siderno gli scenari del porto di Gioia in un libro, invece a Bianco torna la magia del presepe vivente. Dopo due anni di attesa ha proposto una nuova formula della natività al borgo di Zoparto. Iniziativa di Oratorio Anspi, Tutti i Santi, comunità parrocchiale e associazione pensionati. Musiche, cibo e atmosfera da altri tempi. Vedete il presepe vivente a Bianco, un grande successo per questa bella iniziativa. E ancora per quanto riguarda la Piana, la Locride, scusate, pagina numero 15, ci spostiamo subito nella vallata dello Stilaro a Bivongi, abbattuti 100 cinghiali in 3 mesi. Nella caccia agli ungulati, il record regionale della squadra dei popidi a conclusione della stagione venatoria, festa con fuochi d'artificio fino a notte tarda. Vedete la squadra di popidi in questa foto. Monasteraccia, la sagra della crostata per chiudere le festività, competizione dolciaria, una sagra originale che fa capolino per la prima volta a Monasteraccia, che sarà l'evento di chiusura delle festività natalizie domenica 6 gennaio, giorno dell'Epifania, che ogni festa, come si suol dire, si porta via. La lettera, la rianimazione di Locri, un'eccellenza sanitaria, mia madre assistita e curata ai massimi livelli possibili, arriva una bella pagina di buona sanità anche all'ospedale di Locri, competenza, umanità e preparazione. Eccellenza nella sanità, la rianimazione dell'ospedale di Locri, ora che sono finiti i brindisi e i festeggiamenti del Natale e di fine anno, devo dire che questi sono stati preceduti dalla scomparsa di mia madre. In questi lunghi giorni è stata assistita e curata ai massimi livelli che la scienza medica prevede al giorno d'oggi dall'equipe di rianimazione dell'ospedale di Locri, così il direttore dell'area della specialistica che delle specialità chirurgiche USL Toscana Centro. E poi a Caulogno vedete la maternità vista da Maria Verdiglione, a Palazzo Ierace la mostra di pittura, qui un'opera di Maria Verdiglione esposta a Palazzo Ierace a Caulogno. Siamo già alle notizie della Piana, iniziamo con Melicucco, Don Milani polemica in cattedra. Ce ne siamo occupati anche qualche giorno fa sulla scuola Milani di Melicucco. L'ordinanza di chiusura del plesso scatena in queste ore le ire dell'opposizione. Redi e Scattarreggia affermano il sindaco ha permesso il rischio quotidiano di una strage. E poi San Ferdinando alla Baraccopoli, coperte e sacchi a pelo dalla prefettura. Palmi stabilizzati, gli ultimi precari, firmati i contratti di lavoro di 5 LSU e LPU comunali. Esulta l'amministrazione guidata dal sindaco Ranuccio che afferma organico carente
scelta giusta. Vedete gli ex LSU più stabilizzati al comune di Palmi. Cittanova, viabilità, forum delle associazioni, incontro in biblioteca. Palmi, ok, progetti per la sicurezza di 3 edifici, Palazzo San Nicola, ex ospedale Pentimalli e Casa della Cultura. Ancora con la piana, rifiuti di servizi scongiurati, pagina 17 di Angelo Maria Giovinazzo, questo servizio, anche Giovinazzo all'Assemblea Sindacale dei Lavoratori della Muraca SRL, Giovinazzo il nuovo sindaco di Rizziconi da ottobre. Le richieste, 2 mensilità arretrate, dispositivi di protezione e abbigliamento invernale che mancano. 5 fronti, dimissioni, farsa, sperperi natalizi, attacco a Conia, qui Gabriella Valentino, Giuseppe Longo che è stato fino a qualche anno fa anche vice sindaco della città e Romina Sorbara, e partono dunque gli attacchi all'amministrazione Conia. Rosarno, boom di visitatori alla natività realizzata dal gruppo famiglie, fiaccolata, zeppole e buoni sentimenti, vedete qui la natività del presepe vivente. Santi Ofemia, stabilizzati 19 precari al comune, qui Giovanni Puccio del PD in questa foto. Noi proseguiamo, andiamo a completare, lo facciamo con lo sport, Juve e Napoli sempre le più brave, si fa un bilancio di quello che è stato il 2018, Cosenza e Crotone, grandi manovre per quanto riguarda il mercato, entrambe le squadre hanno bisogno di ritocchi, Kordaz, Stojan e Budimir Simi, Marchizza e Spinelli potrebbero lasciare, i pitagorici, sfoltisce la rosa il Crotone, si va a rinforzare, si arriveranno i tanti rinforzi con tantissimi giovani. Lo sport prosegue con il Catanzaro, di piazza a un passo sta per arrivare un forte attaccante in casa del Catanzaro, per l'attaccante piace anche Bianchi Mano, Di Livio e Maestro per il centrocampo, l'attaccante è poco utilizzato a Cosenza e vicino a vestire la casacca giallorossa. Regina, c'è fiducia, si tenta di ridurre la penalizzazione intanto e caccia ai rinforzi, e dunque anche la Vibonese si concentra sul mercato, non ci sono altre notizie importanti, ci fermiamo qui con quella che era la prima testata calabrese che abbiamo analizzato, ovvero il Quotidiano del Sud, lasciamo dunque il Quotidiano, la seconda parte inizia con Gazzetta, non prima di avervi ricordato che questa è la prima pagina di informazione che stabilmente vi offre Telemio ogni mattina in diretta con i quotidiani calabresi, le pagine regionali calabre per fare il punto sulla situazione politica e su quella della sanità e su quelli che sono i temi anche della cronaca giudiziaria. Andiamo con ordine e subito parliamo di nuovi ospedali, sfida 2 per Tecnis, è finalmente giunta una svolta la procedura per la cessione della società affidataria dei nosocomi della Sibaritide e della Piana di Gioia Tauro. Il commissario annuncia al tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico che a fine mese sarà scelto chi comprerà il ramo d'azienda, ma alcune commesse resteranno escluse. Quali? E questo è il punto di domanda. Intanto vedete percorso a ostacoli, questo è il rendering progettuale dei nuovi ospedali della Sibaritide, quello di Cosenza e quello della Piana di Gioia Tauro da costruirsi a Palmi nel Regino. Il colosso catanese è stato prima travolto da un'inchiesta e poi sottoposto al commissariamento. Un'odissea senza fine tra ritardi e costi che lievitano, questo è l'approfondimento che arriva dalle pagine di Gazzetta. A Vibo Valentia si attendono sviluppi dopo la consegna dell'area del concessionario. Tanti step burocratici e inghippi tecnici stanno frenando i lavori. A ritmo lento qui le prime attività nell'area del presidio di Vibo Valentia. Proseguiamo la politica, un vertice di maggioranza per blindare Oliverio. Processione di politici a San Giovanni in Fiore, nel paese dove il governatore ha l'obbligo di dimora ormai da oltre 2 settimane. Tra le visite ricevute dal presidente della giunta anche quella di Carlo Guccione. Vedete il consigliere Carlo Guccione e il governatore Mario Oliverio in questa foto. Spesso Guccione ha criticato il governatore calabrese in questi ultimi tempi, soprattutto nelle sedute di consiglio regionale della Calabria. L'offensiva contro i pentiti tra minacce, omicidi e bombe, la pagina 19. Rafforzate le misure di protezione intorno alla famiglia del pentito Girolamo Bruzzese, che prima di quella del fratello subì la morte del suocero. Gli attentati compiuti contro i collaboratori a Lamezia Terme. Qui l'ex malavitoso Lametino in questa foto, scrive Gazzetta con Arcangelo Badolati. Brutale intimidazione ad un allevatore, uccisi 5 cavalli, successo a Rocca Bernarda, il grave episodio, il sanguinoso avvertimento è stato eseguito con un fucile caricato a pallettoni.
Invece a Cosenza, spariti i 5.000 euro dalla cassaforte della municipale di Castro Libero. I dubbi degli investigatori, furto o messa in scena per nascondere un ammanco. L'opposizione ha chiesto un consiglio comunale urgente, non si escludono omissioni e complicità dall'interno. E ancora, per quanto riguarda Gazzetta del Sud, ci soffermiamo, come facciamo ogni giorno, sui temi della pagina di Reggio Strade. A fine mese riapre il cantiere. Dopo l'incidente a Pentimele le attività si sono fermate in settimana alla riunione decisiva con l'ANAS. Mancano soltanto 3 km per completare l'intervento sino a Catona. Vedete Pentimele, l'ultimo tratto di strada riammodernata nel quartiere di Pentimele. Poi rifiuti al via. Le prime sfide per il lato, è appena avvenuto il passaggio di consegne con la regione. La Metro City affida ad un esperto la valutazione sullo stato degli impianti. Ospedale di Reggio rompe la guille, Araniti, abusivo e illegittimo. Dopo le dimissioni di Benedetto, il direttore amministrativo guida il presidio. Simone scrive alla procura e anche alla Corte dei Conti. Le nomine si fanno attendere, qui una veduta dall'alto dell'ospedale che è privo, ricordiamo, del direttore generale. Intanto, mercoledì prossimo nuovo round al TAR, pagamento delle fatture, le cliniche contro l'ASP. L'istituto De Blasi da ieri è attivo in attesa di novità da parte dei nuovi commissari che guidano la sanità calabrese. Noi andiamo a completare, ci sono le notizie per quanto riguarda prima la Tirrenica, subito dopo ci occuperemo di Ionica. Taurianova nel cuore, la proloco contro la città metropolitana. Per gli esigui contributi alle associazioni, criticato anche il sindaco Scionti. Vedete in questa foto in polemica il sindaco Scionti e Francesco Bellantonio della Proloco. Cineteatro a Palmi, serve ancora tempo, indagini strutturali e sismiche alla via. Il comune di Palmi si adegua alle nuove normative. Le procedure serviranno per rendere sicura la struttura, ma i tempi di completamento dell'iter rimangono incerti. Intanto si lavora per il bando di assegnazione per poter aprire l'immobile. A Gioia Tauro, orchestra sinfonica, un successo continuo, esibizione nel Duomo di Messina. La realtà giovanile si legge in questo servizio da Gioia Tauro, che fa capo all'associazione Musica Insieme di Gioia Tauro. Polissena, dite sempre no a connivenze con l'Andrangheta. Si è conclusa la rassegna che ha coinvolto gli studenti del liceo Re Chigli. Il direttore scientifico Arcangelo Badolini: non chinate mai la testa, dice Piero Culleri, presidente della Marafioti. Vogliamo continuare a essere un punto di riferimento per la scuola. Altre notizie ci portano a Melicucco, vediamo. Domilani, l'opposizione, avevamo ragione noi sulla vicenda della scuola Domilani. Alloggi quasi ultimati, a chi vanno assegnati? E questo è il punto di domanda. Rosarno vince al traguardo, 30 vicine al traguardo, 30 palazzine dunque nella città rosarnese. L'appello del sindaco Giuseppe Dà per il cambio di destinazione. Ci occupiamo adesso di Gioia Tauro, perché è bonificato il budello tra decoro e sicurezza. Adesso è necessario realizzare gli argini per un tratto di 600 metri. Vedete, risanato finalmente alla foce del budello, sono tornati anche i gabbiani. Bella questa foto. Rivoluzione negli uffici comunali a San Ferdinando. La giunta municipale di San Ferdinando azzera tutti gli incarichi. Gli assessori prenderanno la responsabilità delle aree temporaneamente. Intanto a Cinque Frondi le dimissioni farsa e i ritardi del comune. A Cinque Frondi autonomamente all'attacco, ha fatto un bilancio di quello che è stato il 2018. Longo, Valentino e Sorbara, siamo stati utilizzati e cacciati via, dicono. Vedete qui un momento della conferenza stampa, contestatori in questo caso i tre della giunta guidata dal sindaco Conia. Oppido Mamertina, 6 spari contro il CAF dell'assessore Corrone, qui l'assessore alle attività in questo futino, assessore alle attività produttive e turismo e agricoltura Antonio Corrone. San Ferdinando sopralluogo invece nella Baraccopoli nella prima mattinata di oggi. Siamo già alla Ionica, iniziamo ad occuparci di Melito, serve un salto di qualità, è stato un anno da dimenticare. Il comune capofila dell'area grecanica naspa in un grigiore senza sbocchi visibili.
invisibili. Il centro storico è in preda al più totale degrado nonostante i recenti interventi di riqualificazione e i principali problemi restano irrisolti. Il centro e le periferie sono in sofferenza con alcuni dei luoghi simbolo che sembrano cadere a pezzi. Vedete qui l'amministrazione di Melito attraversa una fase senza dubbio di stallo. A Bagaladi, altro piccolo centro del Regino, questa volta l'amministrazione incontra oggi pomeriggio i cittadini, rinviato per pioggia l'appuntamento fissato per il 30 dicembre. A Condofuri stanotte niente raccolta rifiuti, a ritardi anche nei prossimi giorni. Emergenza in vista. Palizzi, una nuova ambulanza per il gruppo pensionati, volontari autori di numerosi interventi. Abbiamo così completato per quanto riguarda la pagina numero 28, adesso ancora Ionica con i temi del comprensorio. Parliamo di depurazione, le prime avarie a pochi giorni dalla consegna. Hanno retto meno di un mese gli impianti della regione affidato ai 4 comuni. Pompe di sollevamento in tilt, a Bovalino Bianco e Benestare, sindaci ancora senza accordo per la gestione del la manutenzione. Ancora per quanto riguarda l'Ocri, Rocco Muscari per quanto riguarda questo argomento di cronaca giudiziaria, non omise il soccorso, un sallucchese viene assolto, incidente stradale avvenuto nel 2013, il tribunale ha stabilito che non c'era nessuno che avesse bisogno di soccorso, vedete qui intanto il tribunale, il palazzo di giustizia di Locri. Porto di Gioia Tauro, potenzialità inespresse, Siderno sabato c'è un atteso convegno, sarà presentato infatti alle ore 18 del saggio di Domenico Napoli e Filippo Romeo. Qui vedete Gioia Tauro, uno dei maggiori porti mercantili del Mediterraneo. Le voci bianche che esaltano la gioia del Natale a Siderno, meritate applausi per i bambini del coro Aulos diretto dal maestro Femia. Bravissime anche le soliste Giada, Alessandra, Lucia, Denise e la piccola Federica. Vedete Aulos, il coro di voci diretto dal maestro Natale Femia. Ancora Locride, vivere con onestà, Oliva, cita Alvaro. Locride, dunque il messaggio forte del Vescovo per il nuovo anno, racchiuso nella preghiera del Te Deum. Il dubbio che sia inutile è la disperazione più grande che possa impadronirsi di una società anche quando gli scandali e la corruzione abbassano il livello etico. Vedete, Monsignor Francesco Oliva, ricordiamo, è Vescovo della Diocesi di Locri-Gerace. Rendici, o Signore, ha detto Oliva, capace di amare la nostra terra in tutta la sua bellezza. Rocella Ionica, il corso è come deluso dalla città metropolitana, è la notizia di spalla per quanto riguarda ancora Gazzetta del Sud, e qui vedete Mario Diano che ricordiamo è presidente del Corsecom della Locride. Firmata la proroga dei contratti, sorridono i precari del comune di Stignano, capodanno al lavoro in municipio. Invece a San Giovanni di Gerace, lo dicevamo già prima attraverso il quotidiano, lasciamo un ente senza debiti, San Giovanni di Gerace ha approvato il bilancio triennale di previsione. Il sindaco Vumbaca, in attesa della relazione d'accesso, risanamento completato, dice il primo cittadino, dopo l'ultimo consiglio del 2018. Chiesa cattolica e celibato, un dibattito che appassiona, Gioiosa Ionica, Palazzo Maduri, l'interessante presentazione del libro del vaticanista Enzo Romeo, testimonianze e opinioni sul più discusso voto imposto ai ministri di culto. Qui l'incontro, un momento anche dell'intervento, in questa foto del sindaco di Mammola, Stefano Raschellà, insieme, vedete, a Albanese Romeo e Federica Roccisano. Abbiamo completato, non ci sono altre notizie importanti, diamo solo un'occhiata veloce allo sport prima dei saluti finali per questa odierna puntata della rassegna stampa in diretta, dunque la seconda diretta del nuovo anno 2019 che mi auguro sia iniziato sotto i migliori auspici per tutti voi. Sport, lo dicevamo, tiene banco il calcio mercato in queste ore e soprattutto ci sono anche i primi colpi per le squadre calabresi. Bressi, vediamo subito qualche notizia, poi chiuderemo. Il Cosenza col marchio di Braglia, il 3-5-2 è tornato il modulo base. Il Crotone segue le piste, Tripaldelli e Da Cruz sono un terzino e un attaccante per un Crotone che ha bisogno sicuramente di innesti per uscire dal momento difficile. Si muovono anche le altre calabrese, la Regina conto alla rovescia, vedete il 9 gennaio è la data probabile per il closing della cessione.
Sta per chiudersi infatti la trattativa per l'ingresso del gruppo Gallo. Abbiamo completato, non ci sono altre notizie importanti. La rassegna stampa ritornerà puntualmente domani 13:30, il nostro rituale appuntamento.